Carissimi fratelli e sorelle, buona giornata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Offriamo al Signore la primizia di questo giorno nella preghiera con il Salmo 42, il primo delle lodi mattutine di questo martedì della seconda settimana di Pasqua. Il Salmo è intitolato Desiderio del Tempio di Dio. Ci fa mettere nella predisposizione di chi si affida totalmente al Signore e lo ritiene la sua difesa. Chiede che il Signore ci liberi dai nostri nemici, che non dobbiamo considerare le persone, perché il Signore verso chi ci avversa ci chiede sempre carità, perdono e misericordia. I nemici sono a volte dentro di noi, i nostri cattivi sentimenti, il nostro egoismo. E in questo momento anche i mali che affliggono tutta l'umanità, in modo particolare il morbo del coronavirus. Fammi giustizia, o Dio. Difendi la mia causa contro gente spietata. Liberami dall'uomo iniquo e fallace. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce. Siano esse a guidarmi. Mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Verrò all'altare di Dio, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni che ci separano dall'inizio del mese di maggio, il mese mariano, rifletteremo sul tema delle virtù al tempo del coronavirus. In verità, prima di Pasqua avevamo già iniziato, soffermandoci sulle tre virtù teologali, quelle che sono infuse da Dio dentro di noi, la fede, la speranza e la carità. Oggi ci soffermiamo sulle quattro virtù umane, che sono state sempre considerate, anche prima del cristianesimo e al di là del cristianesimo, come atteggiamenti, attitudini proprie dell'animo umano. La parola virtù oggi non va molto di moda, ma se ci rendiamo conto bene, essa viene chiamata in causa molte volte. Quando noi parliamo di giustizia, in verità parliamo di una virtù. Quando parliamo di prudenza, consideriamo quella che è ritenuta la prima delle virtù. E così quando parliamo di fortezza, di sobrietà. La parola virtù è stata forse un po' cancellata dal nostro lessico familiare, dalle nostre conversazioni, però essa costituisce davvero il cardine dell'agire buono dell'uomo. Infatti, le virtù delle quali comincio oggi a parlarvi sono chiamate virtù cardinali, ritenute quindi come i cardini su cui poggia una porta, quella che fa sì che essa si muova, possa farsi accedere al bene. E le quattro virtù cardinali, così come noi le conosciamo, la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza, hanno una storia molto lunga che affonda le sue radici nell'antica Grecia. Gli eroi greci erano degli uomini che erano ritenuti tali, così rilevanti proprio per la virtù, ad esempio per la virtù della giustizia o per la loro fortezza d'animo. Ma con il cristianesimo il discorso sulla virtù è stato approfondito e si è arricchito dell'orientamento di tutte le virtù alla carità, perché la perfezione di tutto l'agire umano è la carità,
l'amore. Ma ecco, che cos'è la virtù? È, potremmo dire con una parola molto, ma molto semplice, è una buona abitudine. I teologi medievali, San Tommaso per primo, la chiamavano l'habitus, e non intendevano l'abito come una realtà esteriore che noi possiamo metterci e toglierci, ma l'habitus come una buona disposizione, la buona disposizione costante nel fare il bene, la buona disposizione permanente a fare il bene. Quando noi compiamo un atto di giustizia, ad esempio, ecco, diamo il giusto salario ad una persona che è nostra dipendente, noi compiamo un atto di giustizia. Ma se pensate, se questo atto lo compisse una persona che di solito sfrutta i suoi dipendenti o che è un truffatore, non basta un atto per dire che tu sei una persona giusta, ma la disposizione permanente, l'habitus, la buona abitudine a trattare tutti giustamente. E stiamo attenti di non confondere mai la parola habitus con abitudine, buona disposizione con abitudine meccanica, perché la disposizione permanente richiede la nostra libertà, richiede l'amore, il fine verso cui agiamo. Ed ecco, ci soffermiamo brevemente oggi, la riprenderemo domani, sulla prima di queste virtù, la prudenza. La prudenza, che è chiamata l'auriga delle virtù. Immaginate, ecco, le bighe romane, questi veicoli che avevano dei cavalli che li trainavano. L'auriga era colui che teneva insieme tutti i cavalli con le redini e permetteva loro di avere la stessa direzione. La prudenza è proprio questo, è la virtù che orienta il nostro cuore a scegliere il bene, il fine per cui noi agiamo. Dà una direzione al nostro agire, una direzione buona, e ci fa chiedere con quale intenzione io sto agendo, quale mezzo io sto utilizzando. Pensare, riflettere, fare discernimento, chiedere un consiglio prima di agire, significa fare chiarezza dentro di noi e non lasciarci prendere dall'impulso. E questa prudenza richiede non semplicemente che noi calcoliamo qual è il nostro interesse per raggiungerlo prima o in una maniera un po' losca, ma significa pensare, ripensare, ma per quale fine sto agendo? Sono sicuro che sto agendo per il bene o non piuttosto per il male? Sono sicuro di stare usando dei mezzi buoni o dei mezzi che sono cattivi e magari li giustifico dicendo che il fine che voglio raggiungere è buono? La figura dell'uomo prudente e saggio, perché l'altra parola con cui nel Medioevo, periodo in cui si è formata la riflessione cristiana, attingendo dai filosofi greci il tema della virtù, la chiamavano anche sapienza. E nel primo libro dei Re ci viene presentato il modello che in tutto l'Antico Testamento ci presenta proprio la virtù della sapienza e della prudenza. Si tratta di Salomone, il figlio di Davide. Nel giorno in cui fu investito come re, egli ricevette un sogno a Gaba. Dal primo libro dei Re, capitolo 3, versetti 4. Il re andò a Gaba per offrirvi sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gaba il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che io ti conceda. Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo,
non so come regolarmi. Ecco, è bella questa espressione, non so come regolarmi, non so scegliere. Il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Ecco, chiede un cuore docile, un cuore che sappia ascoltare Dio, sappia essere docile e orientare al bene. Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa, non hai domandato per te molti giorni, cioè una vita lunga, che significava un lungo potere, né hai domandato per te ricchezza, anche qui grandi possibilità per affermare il proprio potere, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Il cuore saggio e intelligente è il cuore prudente, che sa agire bene e riflette spesso sulle sue azioni, sull'orientamento da dare ad esse, sul fine, che a volte, ecco, non ci appare chiaro e ha bisogno di essere purificato. Quanto è importante per formarsi un cuore prudente riflettere, pregarci, non essere precipitosi, saper chiedere consigli alle persone giuste, non a quelle magari, ecco, che hanno anche esse secondi fini. Vedete, in questo momento ci viene chiesta la virtù della prudenza, perché c'è un fine grande verso il quale tutti quanti siamo orientati, quello di tutelare la salute pubblica, quella nostra personale e quella pubblica. Il divieto di uscire, di limitare le nostre uscite, le nostre attività, è una misura prudenziale che evita il contagio. E come vedete, in questo caso la prudenza funziona proprio così. Ha un fine importante, la tutela della salute di tutti, e sceglie un mezzo con il quale gli scienziati ritengono che si possa debellare il contagio. In effetti stiamo raccogliendo pian piano dei significativi risultati. Quindi quando, ecco, noi siamo presi dalla voglia magari di uscire, ci sentiamo un po' troppo stanchi dopo tutto questo lungo periodo, pensiamo al fine e così regoliamo il nostro agire, lo rendiamo anche più prudente. Ma quello che in questo momento appare più chiaro, più lampante, con queste misure che ci vengono richieste da rispettare, poi nella nostra vita ci viene presentato in tanti modi. Quante scelte! Ricordiamo che tutte le scelte hanno bisogno di prudenza, non del calcolo, ripeto, per i miei interessi, ma per la prudenza, per vedere sto agendo per un fine buono, sto utilizzando dei mezzi buoni, e chi è chiamato soprattutto ad esercitare la prudenza è chi governa. Dobbiamo chiedere al Signore per i nostri governanti, e il Papa l'ha fatto in una preghiera dei fedeli negli ultimi giorni, chiedere per loro la virtù del discernimento, perché abbiano a cuore il bene comune, perché la prudenza muova le loro azioni e non il loro interesse, o peggio delle pressioni che possono venire da una economia avida, oppure da interessi di partito, oppure semplicemente dal proprio prestigio personale. Quando i politici, i governanti agiscono in questo modo, non utilizzano la prudenza e non hanno presente il vero fine. Vogliamo concludere la nostra preghiera, prima di rivolgerci alla Madonna di Ripalta, con l'orazione che nella liturgia
del Venerdì Santo viene rivolta al Signore proprio per i governanti. E il Venerdì Santo, sapete, non c'è la celebrazione eucaristica, c'è un'azione liturgica nella quale viene presentata al Signore tutta l'umanità perché, redenta dal sangue di Cristo, possa orientarsi al Regno di Dio. Anche noi, con quelle parole della liturgia, oggi diciamo: Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale, la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E ora ci affidiamo, come ogni mattina, alla Vergine Santa, con l'antica preghiera alla Madonna di Ripalta. Lei vegli su di noi, su Cerignola, su tutta la diocesi, perché il contagio del coronavirus non mieta più vittime, perché sia arginato e perché possiamo ritornare meglio di prima alle nostre normali attività. Vergine bella, Madre dolcissima di Ripalta, nostra potentissima avvocata e protettrice, il nostro cuore ti ama e si commuove a ricordo delle tue misericordie e del tuo amore per noi. La tua immagine è luce, è conforto, è sollievo e gioia la nostra povera vita ripiena di insidie e di amarezze. Noi perciò in te confidiamo, stendi la tua mano di madre e sollevaci da tutte le tribolazioni che ci affannano in questo misero esilio. Facci sentire la tua parola di paradiso nelle dure sofferenze di questa terra. Guardaci in ogni tempo dall'alta ripa dell'Ofanto, ove siedi pietosa a comune conforto di noi tuoi figli. Aiutaci in ogni nostro bisogno spirituale e temporale. Fa piovere su di noi le acque della divina grazia, perché vivendo qua giù la tua vita d'amore, possiamo un giorno vivere la tua vita di gloria nella bellezza dei cieli. Lo speriamo e così sia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clementi, o pia, o dolce Vergine Maria. Maria Santissima di Ripalta, prega per noi. Maria Santissima, Madre di Misericordia, prega per noi. Maria Vergine Prudente, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Pietro, prega per noi. San Potito, prega per noi. San Trifone, prega per noi. San Clemente, prega per noi. San Leone di Ordona, prega per noi. Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. San Francesco da Paola, prega per noi. San Rocco, prega per noi. E tu, venerabile Antonio Palladino, intercedi per questo popolo che hai tanto amato. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata a tutti.